Buongiorno Juliet! Siamo qua per fare un piccolo aggiornamento, visto che ci saranno grossi, ma grossi cambiamenti in vista. Il primo cambiamento super avverrà tra ben 5 giorni, ragazzi. Quello più succoso, più importante. E parliamo di un trasferimento. Per i più appassionati del canale, che ci conosce da tempo, sapete che noi non riusciamo a stare troppo fermi nello stesso tempo, nello stesso posto, appunto, per troppo tempo. Come è già successo nel 2019, dall'Inghilterra all'Italia, ora dall'Italia all'Inghilterra. Non più a Londra, perché abbiamo vissuto 5 anni a Londra, non saremo più lì, ma più in su. Esatto, a Leeds. E non ne sappiamo niente di quella città. Ci ispirava perché comunque è bella grossa, tanti vivono lì, molti ne parlano bene. E anche perché è un buon compromesso, diciamo, è a metà strada tra Londra e la Scozia. Esatto. E una premessa, tra virgolette, ci hai servito il visto? No, non a noi, fortunatamente. Ma fortunatamente, cioè, sì. Ma perché, avendo già lavorato e vissuto in Inghilterra prima che uscisse dalla Brexit, avevamo già il NIN, che è tipo il codice fiscale nostro, e avevamo già, abbiamo il conto in banca, il numero inglese, diciamo la burocrazia più pesante l'abbiamo già fatta prima. Esatto. Nel momento in cui si diceva nel 2019 che sarebbe uscita dalla Brexit, dovevamo compilare dei fogli per avere la residenza lì, in modo che quando usciva, e infatti poi uscita, noi eravamo agevolati a rientrare. Sarebbe dovuto durare 5 anni questo pre-residenza, come si dice, non so come si chiama bene. Questa residenza permanente, sì, tradotta in italiano, diciamo. Pre-settled status. Esatto. Vabbè, in ogni caso, se andate sul sito del governo a vedere il nostro passaporto, immigrazione, eccetera, 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 fatto sta che invece di 5 anni noi possiamo ritornarci illimitatamente. Quindi credo che le cose nel frattempo siano cambiate. E in ogni caso eravamo dentro i 5 anni, perché essendoci trasferiti nel 2020 in Italia, siamo nel 2024, ci balla ancora un anno. Ci siamo dentro, esatto. Diciamo che ci abbiamo visto lungo, non sapendo il futuro cosa ci aspettava, abbiamo detto facciamo questa carta, così nel caso che volessimo tornare in Inghilterra, siamo parati. Diciamo che il nostro subconscio conosce meglio noi stessi di quanto noi stessi conosciamo noi stessi. Sì, pastrocchio, ma ci siamo capiti. Hai capito, no? Perché esatto, il nostro istinto ci ha detto di farle, che non si sapeva come poteva andare la storia, ma in fondo sapevamo benissimo che in Italia non poteva durare molto. Che era tutta una situazione temporanea, infatti appena siamo usciti, la prima cosa che abbiamo detto amici e parenti, noi siamo qua, ma non per restare. Poi nessuno se lo ricorda. Sicuramente in Inghilterra saranno cambiate moltissime cose, che noi siamo ritornati in Italia prima del Covid, prima della guerra russa e ucraina, Prima della Brexit, dunque saranno cambiate tantissime cose. Ma per questo aggiorneremo una volta che lì capiamo la differenza tra il prima e il dopo. Esattamente. Quindi ora dobbiamo un po' esplorare e bazzicare in giro. Anche perché sentiamo troppi pareri contrastanti. C'è chi dice no, dopo la Brexit, dopo tutte queste cose è un paese invivibile, si sta malissimo, assolutamente no. Però dall'altra parte no, si sta bene, anzi c'è più lavoro, si vive meglio perché c'è meno immigrazione, diciamo così, c'è meno casino, meno gente. È tutto soggettivo secondo me, sì. Un po' come in Italia c'è gente che dice che sta super benissimo e tra virgolette concordo perché si sta bene in Italia, ma dall'altro canto io per lavorare, dover pagare un sacco di tasse, le cose non funzionano e questo e quell'altro, mi spiace, so che ci sono paesi migliori e bisogna andare... Esatto, noi non ci troviamo così bene in Italia, esatto. Succo della questione. Anyway, con questo trasferimento ci saranno diverse novità sia sul canale YouTube che su Instagram, insomma su tutti i social. Esatto. In primis cambiamo nome, perché Mr. Missy Salvo è bello, molto personale, ma crea un po' di casino. Soprattutto qua in Italia, quando facciamo leggere il nome MRMRS, casino, casotto della Madonna. E non richiama il fatto... che viaggiamo, che ci piace, sì, esplorare, fare appunto i viaggi e tutte queste cose. Or dunque, visto il nostro slogan, si può dire, del canale, che usiamo da tempi memori, ovvero... da preistoria. Più o meno. Ovvero Juinot, abbiamo deciso di chiamarci ovunque... Juinot in viaggio. Esattamente, così comunque è una cosa personale, ma fa capire cosa facciamo. E anche il nome è stato personalizzato, perché in realtà non si dovrebbe scrivere come lo scriviamo noi,
ma per semplificare anche la trasmissione ad altre persone quando ci chiedono il nome, abbiamo aggiunto una I, mi sembra. Sì, perché in realtà, se proprio andiamo a vedere il dialetto, sarebbe Juinot, senza V. Varie località del Piemonte, Lombardia, così cambiano gli accenti. Noi l'abbiamo italianizzato, si può dire? No, l'abbiamo personalizzato. L'abbiamo personalizzato perché abbiamo aggiunto una lettera, ci piace, gli abbiamo dato il nostro, e per noi è, l'associamo a Giovincelli, buongiorno, insomma un po' di armonia. Esattamente, ecco. I video usciranno comunque sempre ogni 10 giorni. Finiti questi dell'Interrail, che ne mancano giusto 3 o 4 video, ci sarà una breve pausa, giusto il tempo di riorganizzarci un attimino tutto, perché comunque cambierà la grafica del canale, cambierà il nome, cambierà tutto, cambierà completamente tutto, a parte noi, noi soggetti siamo sempre questi. Purtroppo per voi, mi spiace. O per fortuna. E oltre Instagram, che si appunto Juinot in viaggio, YouTube, Facebook, c'è anche una novità. È già da qualche mese che la sto portando avanti, non l'ho ancora pubblicizzata, diciamo, bene bene, perché era ancora in fase di rodaggio, ma adesso che sappiamo che vogliamo fare questo, ci sarà anche WordPress, ovvero un blog. Senza spoilerarvi troppo, sarà diviso in due. Io mi occuperò della parte scritta, lei si occuperà dei itinerari. Ancora non ho iniziato ad aggiungerli, arriveranno. Esatto. Spero in fretta. Dunque, questi, tanto adesso tra 5 giorni partiamo, dunque ci diamo 1-2 mesi appunto per riorganizzarci un attimino tutti, poi non possiamo ancora darvi una data, ma il prima possibile torneremo attivi. Dunque, con questi video dell'Interrail che mancano fino a fine febbraio, state tranquilli che c'è roba da vedere, c'è roba. Poi piano piano arriveranno gli altri. Tutto questo perché abbiamo dei vari progetti personali che entro il 2024 vorremmo far diventare appunto il nostro business. Esatto, personali slash professionali, perché ci siamo stancati comunque stare sotto degli orari, timbrare la cartellina ogni volta, andare lì perché bisogna andare lì. Dunque, come appena detto lei, ci stiamo creando il nostro business entro fine anno, questo è il nostro progetto. Ancora non vogliamo farvi spoiler, non vogliamo dirvi niente. L'unica cosa che possiamo dire, se tutto andrà bene, lo scoprirete. Esatto. Se vogliamo mettere un'etichetta, se proprio vogliamo, Nomadi Digitali. Però dice tutto, non dice niente. Esattamente. Per questo vi lanciamo la pulce nell'orecchio, però non vi diciamo esattamente cosa vogliamo andare a fare. Tutto qua, diciamo che era un video sì un attimino breve per fare il punto della situazione, per chiudere questi 4 anni in Italia. Volevamo starci meno, però alla fine, via di cose, siamo stati 4 anni, siamo scesi all'inizio del 2020, adesso siamo inizio del 2024, dunque. Detto ciò, voi comunque restate sempre collegati, perché comunque i video continueranno ad uscire. Se non l'avete ancora fatto, cosa devono fare? Pigiate un bottone! Dico, che bottone? Ci sono tanti bottoni qua sotto. Pigiate un bottone! Sì, ma quale? Ce ne sono tanti qua sotto da pigiare. Avremo la campanellina, poi iscriviti. No, prima l'iscrizione, non possono pigia la campanellina se non sei iscritto. Allora, prima l'iscrizione e poi la campanellina, perché la campanellina mi dirà quando usciranno i vostri video. E ovviamente anche piantate giù un pollicione, che è importante anche quello. A voi costa niente, tanto basta andare giù col click, un click. Quante volte che passate tempo a cliccare in giro senza pensarci, quindi perché non farlo anche qui? Esatto, anche adesso, mentre state vedendo, tanto anche ho scoperto che da schermo intero potete andare giù con la rotellina, che va giù lo stesso, senza fare doppio clic, uscire dallo schermo intero, tutte ste boiate qua. Andate giù, clic, tornate giù. Boh. Top. Easy, easy. Poi, un commento non è che ci fa schifo, anzi, ci farebbe piacere anche quello, no? Già che ci siete, buttate giù un vostro pensiero. Non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente. Qualche domanda, cosa vorreste sapere, cosa... Consigli. Sì, esatto. Qualsiasi cosa. Anche consigli che avete voi da dare a noi, Certo, sono tutti ben accetti. E nulla, quindi buon viaggio a noi. Buon proseguimento di vita a noi, ma anche a voi. Certo, assolutamente. Buon anno, buon 2024, visto che è appena iniziato. Esattamente, e buon. Restate aggiornati che ci vedremo very soon. Andate piano, Juinot. Ciao belle gioie. Ciao, Juinot. Juinot in viaggio, segnatevelo, Questo è il nostro nome coperto da copyright. Juinot in viaggio.